siamo qua di nuovo a Montecitorio, tra l'altro io sono espulso, per cui preferisco insomma stare qui con tutti i lavoratori di MS, loro lavoravano i motori di Alitalia, insomma il concetto è sempre lo stesso, Alitalia come ATAC, come altre aziende pubbliche è stata spolpata e poi si dà colpa al pubblico e non appunto a coloro che l'hanno spolpata, e l'idea appunto è sempre privatizzare. L'Italia drammaticamente è stata privatizzata e oggi continua a licenziare, addirittura le aziende che lavorano grazie al lavoro, alla ricchezza che produce l'Italia, e si trovano sulla strada come appunto MS. E poi lascio la parola a lui, ricordiamo che tutti loro riparano i motori e mettono proprio il bollino di garanzia. Se negli ultimi 40 anni non ci sono stati incidenti in Alitalia, è anche grazie a loro, quindi loro sono i responsabili positivi in questo caso della sicurezza dei nostri voli. Ecco, molto probabilmente se non ce la facciamo, e per quello stiamo combattendo, i motori di Alitalia verranno riparati all'estero, perché ormai comanda Etihad che li manderà all'estero, e vedremo con quali risultati. Noi ci fidiamo della loro competenza e chiediamo l'esercizio provvisorio. Sì, assolutamente. A noi serve al momento, dal momento che l'azienda è stata fatta fallire, ci serve assolutamente un esercizio provvisorio che permetta di non mandare i motori all'estero, di continuare a revisionare i motori in Italia. I motori in Italia per il volato italiano rimangono in Italia, altrimenti senza esercizio provvisorio i motori andranno all'estero, e ce ne sono 14 fermi negli hangar all'Italia, inefficienti. Per noi i motori appunto di Alitalia devono restare in Italia e deve essere salvaguardato il lavoro italiano, soprattutto le eccellenze e le competenze dei lavoratori che si sono formati come loro e che, ripeto, sono i responsabili positivi della sicurezza dei voli in Italia.